Ciao a tutti da Nicola Castiglione dalla Selezione Nazionale Piloti e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Racing Time, il TG dei motori. TG giorno sul nostro canale principale, TG notte che qui vi faccio vedere sul nostro secondo canale, ovvero Selezione TV2. Se non siete iscritti né qui né lì, iscrivetevi attivando la campanellina. Di che cosa abbiamo parlato nel video di questa notte? Di questo acquisto, ovvero Frederick Casals, fatto dalla Ferrari in casa Red Bull. Si tratta, ragazzi, di un ingegnere aerospaziale che ha lavorato in Red Bull ed è un ingegnere molto stimato. Difatti, in Red Bull non sono felicissimi di questo trasferimento, che andrà a lavorare in Ferrari, quindi a Maranello, per quel che riguarda già la vettura del 2025. Quindi ottimi presupposti per una stagione, speriamo, incrociamo le dita, un po' migliore di questa, che comunque non è che fosse partita poi così male, però diciamo che ci siamo persi un po' strada facendo. Vedremo come saranno le ultime 10 gare del mondiale, anche se questa qui di Zandvoort sarà un po' in difesa perché sostanzialmente novità in vettura non ce ne sono. Però vedremo, vedremo. Parleremo anche di tecnica in questo video. Comunque, sapete perché sono così sorridente? Perché, nonostante la settimana incasinata, e lo potete vedere dalla barba incolta, i capelli in disordine, spettinati, sono così contento perché oggi mi è arrivato questo pacco da Maranello, ragazzi. Mi è stato spedito da Maranello, però non posso aprirlo. Voi direte perché? Perché mi è stato detto da uno di voi di aprirlo giorno 26 agosto. Quindi lo apriremo tutti insieme giorno 26 agosto. Adesso partiamo con la sigla e poi parte anche questa puntata dove appunto faremo la solita passeggiata ai box, vedremo un pochino quello che è il carico aerodinamico scelto dai vari team in una pista dove comunque il carico aerodinamico è molto importante, quindi andranno tutti con alettoni a manetta. C'è una novità in casa Red Bull, la vedremo assieme, parleremo di tecnica e poi anche di altre cose, tra cui un argomento che riguarda l'Isotta Fraschini, di cui dovevo parlare ieri, ma mi sono dimenticato, mi è rimasto lì in scaletta. Come al solito di sera sono veramente stanco. Ripeto, ragazzi, se non l'avete fatto, andatevi a guardare questo video dove parliamo di un acquisto non fatto a marzo, non fatto a gennaio, non fatto a giugno, fatto adesso dalla Ferrari in casa Red Bull. Frederick Casals, ingegnere aerospaziale che ha lavorato dal 2021 in Red Bull e soprattutto ha messo tanto le mani in pasta in quello che sono le vetture a effetto suolo e quindi di conseguenza tornerà utilissimo per il 2025. Altra pedina importante. Però a quello che ne so, immagino gli acquisti non sono finiti qui. Vedremo come andranno avanti. Ciò non toglie che parleremo anche di ciò che è stato fatto prima. Comunque, non vi voglio anticipare nulla. Sigla e partiamo. Bene, iniziamo subito con una bella immagine, questa qua, la Ferrari, per carità, nessuna modifica, nessuna novità, però mi andava di iniziare così. Invece, novità ci stanno in casa Red Bull perché la notizia è questa: entrambi i piloti correranno con la specifica che ha debuttato in Ungheria, quindi quella senza i cannoni. Non è una novità per Verstappen, ma lo è per Perez, che interamente non ha mai provato l'aerodinamica inferiore, quindi il fondo accoppiata, alle modifiche fatte all'aerodinamica superiore, quindi carrozzeria, raffreddamento, sfoghi di raffreddamento, eccetera, eccetera. Questa è la novità che riguarda casa Red Bull. Non che in Ungheria Verstappen si è impazzito di gioia nel provare questa vettura
modificata, però c'è da dire che da allora ad adesso probabilmente hanno ottimizzato qualcosa per quel che riguarda i setup fatti in funzione di questa veste aerodinamica e con tanto tanto lavoro al simulatore, e quindi staremo a vedere come andrà qui a Zandvoort. Secondo me loro partono come favoriti, e vi spiego perché. Perché sicuramente Verstappen c'ha tanta voglia di tornare alla vittoria e di vincere a casa sua. E poi, secondo me, i Red Bull non sono stati a girarsi i pollici, anche se in casa Red Bull ultimamente un po' di acque agitate ci sono. Poi andiamo a guardare le ali posteriori scelte dei primi 8 team e fotografati, non in classifica, non sono messi in ordine di classifica. Allora abbiamo Ferrari nella foto di sinistra, Ferrari, Red Bull, Mercedes e McLaren, tutti con ali abbastanza importanti. Stesso discorso per Aston Martin, poi RB, Alpine e Williams. Comunque tutti i team hanno deciso di andare con tanto carico posteriore, così come richiede la pista. Anche all'anteriore sono abbastanza carichi. Però, se andiamo a ben guardare queste immagini, comunque ci accorgiamo che un po' di differenza, riduciamo un po' la manina, c'è tra i vari team. Ad esempio, la Red Bull ha un primo elemento che sembra un po' più scarico rispetto a tutti gli altri, però il secondo elemento è sempre molto più importante, soprattutto se lo andiamo a confrontare con quello della Ferrari. Anche se, ragazzi, questi confronti lasciano un po' il tempo che trovano, perché dipende tantissimo da come sono attaccate le ali, dall'angolo nel quale viene scattata la foto, anche se qui praticamente sono tutte simili queste fotografie. In ogni caso, vi voglio far vedere una cosa a livello tecnico, perché praticamente spesso noi pensiamo che tra una scelta, una configurazione aerodinamica e un'altra ci sia tantissimo. Andiamo a fare un esempio, è da un po' che vi voglio far vedere queste due fotografie. Allora, questa è la Red Bull che ha girato in prove libere a Spa-Francorchamps, e vediamo che c'era Verstappen che aveva un secondo elemento molto più scarico. Perché? Perché lavorato qui dove c'è la O. Vedete la differenza? Qui abbiamo praticamente una linea retta fino al punto centrale del secondo elemento. Qui invece abbiamo delle onde che vanno su e poi vanno giù, non indifferenti, e che riducono tanto la corda del secondo elemento. Ma tradotte in numero, che cosa significa? Ve lo spiego subito. Allora, tra il massimo carico che aveva Perez in prove libere 2 e il carico un po' più ridotto di Verstappen in prove libere 2, o tra pilota, cioè tra lo stesso pilota con le due configurazioni, quindi Verstappen in prove libere 3 con Verstappen in prove libere 2, il risultato, se andate a controllare voi stessi, non è cambiato. Abbiamo una differenza con DRS chiuso, quindi senza azionarlo, in fondo alla bus stop di soli 4 km orari, 317 contro 313, quindi 4 km orari a favore a DRS chiuso della configurazione aerodinamica di Verstappen. Ovviamente Verstappen con meno incidenza alare va più forte, ma di quanto? Di 4 km orari. Invece a DRS aperto in fondo al rettilineo del Kemmel, quindi dopo lo Rouge per capirci, abbiamo una differenza di soli 2 km orari, 320 per Perez o per Verstappen con l'ala più carica, contro i 322 per Verstappen con la configurazione più scarica. Quindi un minimo guadagno giro dopo giro per la configurazione più scarica in Belgio. Adesso vi dico dove voglio arrivare. E a livello di velocità nelle curve veloci, quindi non sul dritto, quanto guadagnava
Verstappen su se stesso con la configurazione più carica, o piuttosto Perez su Verstappen, anche se io il, come dire, paragone lo farei più con lo stesso pilota, anche se hanno fatto queste prove in momenti diversi, perché in FP2 ce l'aveva, poi non l'ha avuta più. Ebbene, ragazzi, come velocità minima di percorrenza, Up 1, che è la curva dove il carico aerodinamico si sente di più in Belgio, abbiamo una differenza di 5 km orari a favore, ovviamente, della scelta più carica a livello aerodinamico. Allora torniamo a noi, torniamo all'attualità, torniamo a Zandvoort. Perché i team scelgono di mettere il Nolder, di non metterlo o di caricare un po' di più un'ala rispetto a un altro team, il secondo elemento o il primo, eccetera, eccetera? Perché il guadagno abbiamo visto in una pista velocissima, con un rettilineo molto lungo, è minimo quando tu vai a caricare un po' di più, un po' di meno. Allora, che cos'è che cambia? Cambia quello che si chiama, oltre alla gestione degli pneumatici, l'equilibrio aerodinamico della vettura, perché, o per meglio dire, il bilanciamento aerodinamico della vettura, perché anche attraverso appunto il carico che viene dato all'ala anteriore o posteriore, eccetera, eccetera, si cerca di trovare un equilibrio tra i due assi, che poi è quello che dà al pilota una vettura neutra da guidare, soprattutto sul veloce, e quindi una vettura che dà fiducia al pilota per spingersi al limite costantemente e non farlo solo a gomme nuove, quando hai la certezza che gli pneumatici, la mescola fresca, ti tenga in strada, che poi abbiamo visto che quando i piloti esagerano non è così neanche a gomma nuova. Ricordate l'anno scorso la Ferrari fu costretta a montare un'ala da medio carico e non da alto carico aerodinamico, come la pista di Zandvoort richiede, per il semplice motivo che andava a caricare troppo l'asse posteriore e quindi creava uno squilibrio in inserimento sull'asse anteriore, e quindi c'era bisogno di trovare equilibrio tra i due assi. Piccola spiegazione che ho voluto fare, che spero, come dire, vi sia interessata. Ecco, tutto qua. Quindi spesso e volentieri non c'ha ragione chi carica di più su una pista da massimo carico, ma c'ha ragione chi riesce a trovare l'equilibrio migliore tra l'asse posteriore e quello anteriore. Andiamo avanti con la puntata, perché il giovedì è anche il giorno delle conferenze stampa pre-gara. E tra tutte le cose che si sono dette, ancora una volta mi ha colpito la convinzione, stavolta è stato Russell a dirlo, che nel 2021 il titolo per lui l'ha vinto Lewis Hamilton. Ha parlato di quanto è stato interessante correre accanto a un 8 volte campione del mondo. Allora, chi lo stava intervistando gli ha detto: 8 volte? Sì, perché il titolo del 2021 per me è di Hamilton. Quindi un'altra voce importante che si unisce a ciò che pensano un po' tutti nel paddock, Leclerc, Vasseur e via discorrendo. Tutti hanno questa convinzione che il titolo del 2021 sia stato scippato a Hamilton. Lo volevo dire, lo volevo dire. Parliamo sempre di piloti, perché oggi Liam Lawson ha ricevuto una delle tante, direi, fino a questo momento, rassicurazioni da parte del suo capo, che è Helmut Marko, che ha dichiarato che Liam Lawson nel 2025 correrà in Formula 1. Non sa ancora se in Red Bull o in RB, però correrà, avrà un posto da titolare in Formula 1. Vedremo se questa volta Helmut Marko manterrà la propria promessa. Andiamo ancora avanti. Cosa non vi ho detto ieri? Mi sono dimenticato. Isotta Fraschini si ritira dal mondiale Endurance. Sono veramente dispiaciuto. Questo è uno degli scherzetti del nuovo regolamento, probabilmente, o comunque qualcosina c'entra. In ogni caso, Isotta Fraschini non era in rapporti ideali con la squadra che faceva correre i prototipi italiani, il prototipo italiano. A me, onestamente, questa cosa dispiace
piace tantissimo perché è una realtà italiana che ha fatto tanti sforzi per arrivare al debutto nel WEC e che di colpo non vedremo più. Spero ci siano nel 2025, però ne dubito a questo punto fortemente. Andiamo avanti perché oltre al nostro campionato al simulatore a cui vi invito a partecipare perché c'è un link sotto per chi ha Assetto Corsa su PC, però potete fare i tempi come volete, con F1, con PlayStation, come vi pare. Mandatemi le foto, i video, via email a selezionenazionalepiloti@gmail.com, oppure guidate, non giocate, guidate su questo server che ha aperto il nostro Mattia Siviero e che il primo giorno avevo chiamato Tiziano come il navigatore di Miki Biasion e in questo server potrete scaricare la macchina ufficiale è la F1 75, questo deve essere uguale per tutti, la pista è quella di Zandvoort. Comunque ne abbiamo parlato più volte, aspetto i vostri tempi. Però vi voglio dire anche un'altra cosa, che a settembre ripartirà, ci sarà un'altra opportunità per quel che riguarda il nostro raduno talent e scuola di pilotaggio. I giorni saranno il 28 e 29 settembre con il 27 pomeriggio facoltativo. E quindi che cosa si farà? Si andrà in pista, si faranno delle lezioni al simulatore, si farà della teoria e il migliore di questo gruppo correrà gratis nel 2025 con la selezione nazionale piloti. Se siete interessati, via email a selezionenazionalepiloti@gmail.com richiedetemi il regolamento. Detto questo, andiamo ai commenti del video di questa notte, dove appunto parliamo di questo nuovo acquisto della Ferrari sul nostro secondo canale Selezione TV2, pole position per Hypermonkey, poi Michael Cicchello, Mattia, Andrea e Alessandro D'Antonio. Per quel che riguarda invece i commenti più di tendenza, abbiamo Fragram, Donato di F1 History, Marco Anzalone e Carmelo Lorre. Di che cosa parlano? Parlano di un video che ieri ho fatto vedere, di cui questa sera sul TG Notte darò i risultati, un doppio video, un confronto nella stessa pista tra due campionissimi, ovvero Senna e Prost. Chiedo quali sono le tre differenze lampanti che si vedono, due di guida e una tecnica in uscita di curva, dai, vi aiuto un po'. È appena entrata una Vespa o un'ape che faremo uscire, state tranquilli. Ci tengo, è un tema importante anche questo. Comunque, stavamo dicendo, nel video di questa sera vi dirò ciò che c'è effettivamente di diverso. E mi raccomando, se non l'avete visto, parte finale del video del TG Notte e scrivetemi anche qui quello che notate. Stanotte vi darò il responso. Bene ragazzi, finisce qui anche questo video, vi ringrazio per averlo seguito, lasciate un like e un commento se vi è piaciuto, un bacio, grazie ancora per il pacco e ci vediamo questa notte. Ciao ragazzi, ciao a tutti.